Oggi siamo qui per fare il punto della situazione dell'ospedale di Menaggio. La riforma sanitaria porta inevitabilmente dei cambiamenti e per questo presidio, Massimo, c'è molta preoccupazione. Voi come UIL cosa vi sentite di dire in questo momento? Allora, ci sentiamo di dire subito che questa riforma sanitaria non ha garantito uno scambio tra le forze sociali di questo territorio, cioè non è stato fatto un confronto con le organizzazioni sindacali, ma anche con i dipendenti per sapere se questa riforma poteva essere sufficiente oppure no al fabbisogno della popolazione del medio e dell'Alto Lago, anche perché la regione dovrebbe, secondo un nostro parere, rivedere gli azzonamenti per cui sono stati inglobati i territori a Sondrio. Perché diciamo questo? Perché il nostro timore è che l'ospedale di Menaggio possa essere ridimensionato ad un POT, sarebbe un presidio ospedaliero territoriale. Questo presidio ospedaliero territoriale non prevederebbe sulla carta la vocazione dell'ospedale di Menaggio come un ospedale di emergenza-urgenza. Mi spiego, non potrebbero esserci né la rianimazione né tantomeno il pronto soccorso. Strategicamente, per la morfologia del territorio di Menaggio, anche per arrivarci, mi immagino, dalla Val d'Intelvi o dalla Val Cavagna, quanto tempo ci metterebbe una persona colpita, che posso dire, da un infarto o da un'ischemia cerebrale, che deve recarsi nei primissimi minuti di un evento in un pronto soccorso? Se non c'è più il pronto soccorso a Menaggio, dovrebbero andare a Gravedona, l'ospedale più vicino, e noi ci sentiamo di lanciare l'allarme in questo. Anche perché c'è timore, appunto, come dicevi, tra i cittadini per lo spostamento comunque di un pronto soccorso, come ci spiegavi, in un territorio già delicato anche per caratteristiche morfologiche, ma c'è grandissima preoccupazione anche tra i dipendenti, Certo. soprattutto per quanto riguarda, appunto, come dicevi tu, la rianimazione, ma anche il pronto soccorso, perché aspettano di sapere un po' anche quale sarà il loro futuro lavorativo. Certo, noi la preoccupazione anche per i dipendenti, non solo per i cittadini che sono i fruitori, e anche i dipendenti sono cittadini dello stesso territorio. Non sappiamo cosa accade in questi termini. Se viene ridotto o ridimensionato, come si è parlato e poi smentito, ma le voci non si stanno correndo una dietro l'altra, ma non danno certezze. Se verrà ridimensionato, non avendo più il pronto soccorso o la rianimazione, mi immagino che ci sia anche un surplus di personale. Non è stato detto nulla a tutela dei dipendenti per quanto riguarda un diritto di prelazione, se tante volte ci sono dei diritti da richiedere per quanto riguarda l'avvicinamento a una zona oppure all'altra dei dipendenti, ma sono stati lasciati in un limbo di mille perché e mille preoccupazioni. Perché ricordo che già l'ospedale di Menaggio, se così fosse, starebbe a 70 km dalla direzione generale, la nuova, che è Sondrio. E in più i colleghi che stanno nel basso e nel medio Lario, che stanno lavorando verso il Dipartimento della Salute Pubblica, della Salute Mentale, da Argegno in poi, si troveranno a oltre 83 km di distanza Saluto Max. dal centro e pratica della direzione generale. Questo accade, che va anche contro alla riforma Madia per la pubblica amministrazione, cioè la riforma Madia prevedeva che una mobilità di un dipendente poteva essere fatta all'interno dei 50 km. Oggi come oggi ci sono oltre 30 km in più, e hanno ben ragione di essere preoccupati i nostri colleghi. Non solo i dipendenti, c'è molta confusione anche per quanto riguarda i cittadini, perché comunque questa riforma, Massimo, tocca un po' anche quelle che sono le ASL e comunque porta delle modifiche anche in quella che è l'azienda ospedaliera Sant'Anna. Partiamo dalla ASL, cosa succede e quali sono i timori principali? Noi i timori principali è per i cittadini, maggiormente penso a una scelta revoca del medico che da Como dovranno spostarsi verso le strutture di Sondrio. Penso alla difficoltà delle persone a capire tutti gli acronimi che possono essere ATS,
Prest, POT oppure ASST. Mi immagino le persone che sono i pensionati, i maggior fruitori, le persone più deboli di questa, colpiti da questa riforma, cosa possono fare? Già gli interrogativi è dove destinarsi oppure dove andare realmente a gestire o a impegnarsi per vedere o per, faccio un esempio, i cateteri, una persona dove li va a prendere? Una volta li prendeva all'ASL di Menaggio, ora se chiudono o riconvertono quel territorio, i presidi sanitari dove li prendono le persone? E questa è la preoccupazione che abbiamo tutti quanti per i nostri cittadini. In più, noi abbiamo avuto da questa riforma uno spacchettamento generale delle risorse. Calcolate che Menaggio e il Medio Alto Lario vanno a Sondrio, la SST, l'ex azienda ospedaliera Sant'Anna, dovrà ricevere dall'ASL tutto il polo territoriale, cioè tutti i colleghi e le varie direttive della territorialità del Comasco. In più noi abbiamo un ospedale come Mariano Comense che non sappiamo che fine faccia, nel senso che uno degli ultimi reparti che c'è la riabilitazione respiratoria dovrà essere trasferito all'ospedale di Cantù, non sappiamo che fine faccia quell'ospedale perché già a livello territoriale non ha più un pronto soccorso, non ha più una rianimazione, non ha più nulla. Immaginiamo come sarà destinato. In più, l'ospedale di Cantù che doveva iniziare i lavori di ampliamento per quanto riguarda le camere operatorie, il pronto soccorso è tutto fermo. Ad ottobre verrà, per quanto riguarda il Sant'Anna Vecchio, verrà trasferito tutto il personale amministrativo e rimarranno poche decine di unità di lavoratori all'interno del Sant'Anna Vecchio. Ci immaginiamo o chiediamo fortissimamente che il Sant'Anna non venga lasciato come una cattedrale nel deserto all'interno delle mura di Como, ma venga rimesso nella cittadella sanitaria, cioè venga rivalutato per quello che è la sua vocazione, che sia in questo momento da questa riforma possa percepire tutto ciò che riguardava le specificità sanitarie e territoriali dell'ASL possano essere immesse all'interno della cittadella sanitaria, al pure ambulatorio di Via Napoleone.